Sport Volley, esplode la polemica in seno alla Pallavolo Avellino. Il coach ed il capitano si dicassi inadempiente, solo la HS può salvarci. Avellino, il presidente del Consiglio Comunale, interviene sulla questione trasparenza, assicurare un rapporto proficuo in tutte le commissioni. Mercogliano, continuano le ricerche di Gianluigi, dopo le segnalazioni le ricerche si concentrano sul Salernitano. Sport Calcio, il difensore dei Lupi Pisacane, torna sul match perso contro il Palermo. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Media 3. Come avete sentito dai titoli, partiamo con una notizia di sport. È scoppiata la polemica in seno alla Pallavolo Sidigas HS Avellino. Dopo la notizia di ieri delle dimissioni in blocco di tutto il CDA, oggi hanno parlato in una sala stampa del Palla del Mauro Gremita, coach Totire e capitan Scapaticcio, che hanno sparato a zero contro la società e soprattutto contro la Sidigas. Sono inadempienti. La Pallavolo ad Avellino può salvarla solo la HS. Vediamo il servizio appena giunto in redazione. La situazione è questa. Noi siamo qui dal 26 agosto. Oggi è 6 novembre, 5 novembre. Abbiamo lavorato, i ragazzi hanno lavorato tutti i giorni, senza mai fare un'assenza, senza mai tirare indietro una gamba, un braccio, una mano, niente, ottenendo i risultati che comunque abbiamo ottenuto, non abbiamo visto un euro. Abbiamo continuato a lavorare tutti i giorni, con la stessa professionalità che chi c'è dall'anno scorso ha messo l'anno scorso e con la stessa professionalità che chi non c'era l'anno scorso ha sempre messo in questi anni in cui ha giocato a pallavolo. Il nostro dovere lo facciamo, lo stiamo facendo, continueremo a farlo. Per quanto riguarda il nuovo anno, la situazione è questa qui, e poi verrò a completarla. Per quanto riguarda lo scorso anno, io devo dire per forza questa cosa, perché mio malgrado io, Mario che è qui presente, e Cortina, Enrico che è qui presente lo stesso, che eravamo lo scorso anno, più qualcuno dei giocatori dello scorso anno che adesso non ci sono, non abbiamo preso tutte le mensilità dello scorso anno. Considerata la situazione iniziale di questo nuovo anno, abbiamo, nostro malgrado, sottolineato, nostro malgrado, e posso parlare anche per i giocatori che non ci sono più quest'anno, utilizzare l'unico mezzo di tutela che la Lega ci offre, cioè, e vi spiego, segnalare alla Lega che le mensilità dello scorso anno non sono state tutte retribuite. C'è amarezza, c'è delusione, soprattutto quando si legge un comunicato stampa nel quale si capisce chiaramente che nella società per cui lavori non sei importante. Ieri, leggendo il comunicato stampa, ho letto di un ex presidente che non ringraziava gli atleti che stavano lavorando per lui. Quindi sono rimasto un po' sconcertato, non tanto quanto le capacità che ha avuto di prometterci delle cose che, malgrado tutto, non sono state mantenute. Quindi questa delusione naturalmente poi regoliamo anche quando stiamo tutti insieme, perché abbiamo creato dietro questa difficoltà ancor più quell'attaccamento a questo sport che già di per sé abbiamo. Quindi questo incontro con Gubitosa a me, come per Michele e come per tutti i ragazzi che poi sono stati messi al corrente, ci ha aperto un mondo nuovo.
E queste erano le parole di Totire e Scapaticcio, situazione delicata quella in seno alla Sidigas HS Avellino, una situazione che continueremo a monitorare e della quale vi daremo aggiornamenti già nelle prossime edizioni del telegiornale, quando contiamo di portare al nostro microfono anche il numero uno patron della Sidigas, Gian Andrea De Cesare, per capire anche da lui rispetto a queste accuse mosse dallo staff tecnico e dai giocatori dell'Avellino di inadempienze, quanto c'è di vero e che cosa ci dirà ovviamente Gian Andrea De Cesare. Noi ci spostiamo al comune di Avellino perché esplode il caso trasparenza. Dino Preziosi, capogruppo di minoranza, accusa la maggioranza e tira fuori un lungo elenco di anomalie. Non vogliono che la commissione accerti la verità, ha detto Preziosi. Mi rivolgerò alla magistratura. Il servizio di Flavio Coppola. La maggioranza non vuole che la verità venga accertata. Denuncerò alla magistratura l'ostruzionismo nei riguardi della Commissione Comunale Trasparenza. È il vibrante j'accuse rivolto da Dino Preziosi, capogruppo della Commissione e dell'Opposizione con la svolta inizia da te, alla Giunta Foti e ai consiglieri che lo sostengono. Ad innescare il caso stamattina l'ennesimo slittamento dei lavori dell'organismo per l'opposizione dei rappresentanti della maggioranza. Ma Preziosi insorge e cita il regolamento e poi passa al contrattacco con una lunga lista di esempi che accusa, più che un palazzo di vetro, come aveva promesso Foti in campagna elettorale, fanno del comune di Avellino una struttura oscura, di cemento armato e con pareti decisamente spesse. Io ritengo che si stiano intralciando i lavori della Commissione Trasparenza e a questo punto, siccome è già la seconda volta, mi inizia a sorgere il dubbio che non si vuole che la Commissione vada a verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione. E questo è ancora più grave. Io ricordo a tutti che il capo dell'amministrazione, il sindaco Foti, rispetto alla qualcosa, premetto che non c'entra assolutamente niente, disse che il comune doveva essere una casa di vetro. Però chi lo sostiene non pare che si comporti nello stesso modo in cui lui abbia detto. Parliamo delle polizze fideiussorie a garanzia degli oneri di urbanizzazione che sono state portate in bilancio per un importo di 7 milioni e mezzo di euro, quando poi il dirigente stamattina in via informale ha dichiarato che lui per il 2013 aveva semplicemente detto che erano 800 mila euro e non 7 milioni e mezzo. Evidentemente devo pensare che sono dei residui precedenti e volevo capire per quale motivo non vengono esatti questi crediti laddove l'impresa siano inadempiente. C'era un problema su Europa Più, dove avevamo notato in una delibera che la responsabile dell'unità di staff nella delibera aveva dichiarato la regolarità della delibera, poi mi arriva una lettera nella quale lei mi dice che non ha mai dichiarato quelle cose, anzi nel periodo in cui è stata adottata la delibera lei non era per niente presente in ufficio ed era addirittura in malattia. Abbiamo notato che c'erano delle discrasie per quanto riguarda le altre professionalità rispetto alle somme corrisposte, cioè perché nella delibera si parlava a parità di costi, invece queste nuove professionalità comportano un aumento dei costi. Volevamo chiedere ai responsabili dei settori per quale motivo è stato comprato un programma, almeno così ci risulta, di 70.000 euro per la gestione dei fitti degli alloggi comunali e poi alla fine è stato dato l'appalto all'esterno, e quindi volevo capire adesso quel software che cosa farà, che cosa servirà. Volevamo capire il problema dei Cococò, volevamo capire la copertura finanziaria che ci stava per quanto riguarda i lavori iniziati, se i sottoconti relativi a quei lavori erano stati o meno utilizzati, e rispetto a tutte queste cose ogni volta la seduta si inizia, abbiamo approvato un regolamento sulla cultura, dopodiché sugli altri fatti la maggioranza è alzata e se n'è andata. Devono essere eliminati i gettoni di presenza nelle commissioni, perché è scandaloso che una commissione si insedia, dura 5 minuti e se ne vanno le persone e il comune debba pagare il gettone di presenza. E sulla vicenda della trasparenza intervenuto nel pomeriggio il presidente del Consiglio Comunale Livio Petitto attraverso una nota per precisare che da parte sua non vi è stata alcuna presa di posizione né nel merito né rispetto all'ordine del giorno proposto dal presidente Preziosi e tantomeno rispetto alle decisioni dei componenti della maggioranza. Non si tratta, ha detto Petitto, di dare ragione ad una piuttosto che all'altra parte. Il mio intento è solo quello di assicurare un rapporto
proficuo e disteso in tutte le 7 commissioni consiliari, nel pieno rispetto della collaborazione costruttiva che deve contraddistinguere l'azione amministrativa. Come garante dei regolamenti consiliari, ha spiegato ancora il Presidente del Consiglio Provinciale, per il buon funzionamento delle commissioni auspico che le incomprensioni di questi giorni possano essere superate al più presto, soprattutto nell'interesse della città. E ci spostiamo invece alla pagina del lavoro con la CGIL che accusa la Regione e il Governo. Nessuna risposta per l'Irpinia. Il prossimo 15 novembre lo sciopero generale con CISL, UIL e UGL contro la legge di stabilità. I dettagli. La CGIL chiama l'Irpinia alla mobilitazione. Il mezzogiorno e le aree interne sono del tutto assenti nella legge di stabilità, ha accusato stamattina ad Avellino il segretario regionale Franco Tavella. Il prossimo 15 novembre, accanto alle altre sigle sindacali, il sindacato denuncerà quindi l'abbandono della provincia e l'assenza di risposte su tutte le vertenze esplose negli ultimi anni. Irisbus prima di tutte. Domani l'attivo unitario con CISL, UIL e UGL. Le parti sociali proveranno anche a rilanciare il percorso intrapreso insieme agli imprenditori con il patto dello sviluppo. Dopo l'incontro del mese scorso con il governatore Stefano Caldoro è rimasto tutto fermo, attacca il segretario della CGIL Irpina Vincenzo Petruzziello. I progetti sono solo sulla carta, bisogna riconvocare il tavolo e far partire i cantieri. La legge di stabilità è una legge che non guarda al lavoro, che non guarda alle condizioni materiali delle persone, e che non aiuta le persone ad uscire fuori da una condizione di disastro, in particolare nel mezzogiorno. Ci sembra francamente ridicola una cifra di 14 euro per alcuni redditi. Ci sembra che in questa legge di stabilità non si aiutano le persone che hanno più bisogno, e c'è un problema più generale che riguarda l'economia. Se noi mettiamo, la dico così brutalmente, più soldi in tasca alle persone, allora queste persone consumeranno e forse riattiveremo anche una domanda interna assolutamente importante per le nostre aree. Se si continua con questa politica di rigore, il paese andrà al disastro, perché i dati stanno peggiorando negli ultimi anni. Non ci sono tra l'altro neanche risposte o investimenti per rilanciare il tessuto produttivo. Pensiamo in Irpinia a risposte da parte del governo, veniamo fuori adesso alla legge di stabilità sulla Irisbus, anche se nelle ultime ore è stata paventata un'ipotesi che suona addirittura bizzarra, quella di costruire eventualmente dei dirigibili. Voglio essere prudente su questo argomento. I lavoratori sono legati innanzitutto al lavoro e non sono particolarmente legati, diciamo, alla costruzione di qualcosa. Vedremo, al momento non abbiamo elementi concreti per poter discutere, sarebbe imprudente, forse anche illusorio alimentare appunto illusioni. Il fatto che CGIL e CISL UIL scendono in piazza con 4 ore di sciopero è perché c'è una mancata risposta alle richieste del sindacato da parte del governo. Il 15 anche ad Avellino ci sarà una manifestazione a Piazza Verdi, sarà preceduta da una serie di iniziative che facciamo a partire da domani con gli esecutivi unitari, poi ci sarà un incontro con i parlamentari, ci sarà un incontro con i sindaci, ci sarà un incontro con gli studenti e con i giovani. C'è un problema che riguarda l'Irpinia, quindi nella direttiva stiamo discutendo delle difficoltà nel rapporto con la Regione, chiediamo che ci sia una riconvocazione del tavolo per capire quali sono le difficoltà e per mettere in campo le iniziative e gli impegni che abbiamo assunto. E questo era Petruzziello. Dopo il lavoro apriamo un'ampia pagina di cronaca e partiamo con un caso che stiamo seguendo con costanza ed attenzione fin dai primi giorni, nella speranza che possa risolversi al più presto. Ovviamente parliamo del caso di Gianluigi Russo, il ragazzo scomparso ormai da circa 20 giorni dalla sua abitazione. Le ultime segnalazioni lo davano nel Salernitano. Continuano incessanti gli appelli della famiglia del 25enne, non c'è però ancora nessuna notizia certa di un giovane che oramai è scomparso, manca da casa da circa 20 giorni. Vediamo il servizio di Valentina Eliano. Continuano gli appelli accorati della famiglia di Gianluigi Russo. Ospiti della trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri, la mamma, Anna Iandolo e la sorella Angela hanno rinnovato il loro dolore. Gigi, se ci stai ascoltando, facci anche solo una telefonata per dirci che stai bene. Puoi anche non tornare, ma facci sapere che stai bene. Ti aspettiamo e ti vogliamo bene. Nel corso della trasmissione condotta da Magalli è stata ripercorsa l'intera vicenda, tappa dopo tappa, a partire da quel 18 ottobre, giorno in cui di Gianluigi si è perso ogni traccia.
Le ricerche sulla base di alcune segnalazioni si sono estese dall'Irpinia alla zona tra Salerno e Lancusi, ma ancora resta l'incognita su dove oggi possa trovarsi il 25enne di Mercogliano, descritto da tutti come un ragazzo d'oro che svolgeva una vita tranquilla. Tanta mobilitazione e sinergia di uomini e mezzi attorno ad una vicenda dai contorni sempre più ambigui. Giorni fa la stessa Annaiandolo aveva descritto l'ultimo periodo della vita del figlio come particolare. Aveva infatti ammesso che il ragazzo stava assumendo farmaci che lo rendevano smarrito e assente, ma che insieme alla famiglia si stava cercando un percorso volto al cambiamento. Insomma, sembrerebbe la descrizione di una vita comune a tanti 25 anni, ma cosa è scattato nella mente di Gianluigi? Perché questo lungo ed interminabile silenzio? Pochi giorni fa il sequestro del cellulare e del PC del giovane alla ricerca di una pista attendibile e chiara. Troppe le domande alle quali non si trova una risposta, poche le certezze attorno ad una vicenda che si tinge sempre più di mistero. E finisce nei guai proprio a Mercogliano un napoletano denunciato a piede libero dagli uomini della municipale. I caschi bianchi hanno ritrovato un portafogli con all'interno due banconote da 100 euro falsi e svariati documenti che hanno ricondotto all'uomo originario della provincia di Napoli. Subito sequestrata la somma, ora si indaga per verificare se il titolare del portafoglio si sia reso responsabile di altri atti illegittimi nel territorio irpino. E ci spostiamo invece a Sant'Angelo dei Lombardi, dove continuano le peripezie legate alla struttura dell'ex tribunale, due furti in due giorni presso proprio il tribunale, una situazione divenuta ormai insostenibile, denunciata anche dal vicepresidente dell'ordine Massimo Gargano, che abbiamo sentito al telefono. Siamo al telefono con Massimo Gargano, il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi. Con lui vorremmo commentare quanto è accaduto nel presidio al Terpino negli ultimi due giorni. Il tribunale, ormai abbandonato al suo destino, di fatto è stato vittima di due atti vandalici. Avvocato, cosa è successo? Sì, l'Ordine è stata vittima di due episodi molto deprecabili. Ha subito un furto con scasso ieri notte e l'episodio si è ripetuto anche stanotte. In realtà questo dimostra che non ci sta controllo, che nel tribunale in realtà è rimasto solo il consiglio dell'ordine e quindi diciamo questo probabilmente ha agevolato i malintenzionati. D'altra parte però va evidenziato che noi abbiamo chiesto già da tempo al Presidente del Tribunale di Avellino di allocare la nostra segreteria e quindi il consiglio dell'ordine presso il Tribunale. Però ci è stato risposto che stanno attendendo il trasferimento di una parte degli uffici del Tribunale, penso la sezione lavoro ufficiale giudiziaria al distretto militare per poter reperire delle stanze. Il tutto però va letto sulla mancanza di uffici che potevano ospitare in maniera degna il Tribunale di Sant'Angelo Lombardi. Ad oggi questo non è accaduto. Nel frattempo il Tribunale a Sant'Angelo dei Lombardi è senza controllo, non c'è più un controllo notturno? Credo che non ci sia una sorveglianza come prima passavano credo in alternativa i carabinieri o la polizia di Stato, oggi che il tribunale non è più qui, non è più lì, quindi è molto probabile che ci sarà una sorveglianza molto sporadica. Noi ci riuniamo ancora come consiglio presso l'ex tribunale di Sant'Angelo Lombardi. È una vicenda abbastanza nuova e testa scalpore il fatto che gli avvocati pensavano di andare ad Avellino in maniera definitiva, ma in realtà ad Avellino fanno le udienze e poi eventualmente tornano a Sant'Angelo per avere certificati da parte del Consiglio. Voi avete chiesto con forza che in questa settimana la situazione venga risolta? Sì, proprio stamattina abbiamo insistito perché trovino una soluzione anche temporanea per ospitarci presso il Tribunale di Avellino. E dopo lo stato di allerta di ieri sera da parte della Regione Campania, che aveva annunciato forti e intense precipitazioni a carattere piovoso in tutta la provincia di Avellino, quella di oggi è stata una giornata intensa per i vigili del fuoco del capoluogo e di tutta quanta l'Irpinia. Caduta di rami, grandinate e tegole hanno creato non pochi problemi alla viabilità. Problemi si sono riscontrati soprattutto a Montella, dove diverse auto in sosta sono state colpite dalle lamiere, per fortuna senza grossi danni alle persone.
Cambiamo decisamente argomento e andiamo, ci trasferiamo a Terre d'Ora, partita la 4 giorni di pomeriggi in cantina, seminari degustativi che si tengono presso la tenuta di Terre d'Ora a Montefusco, un momento per esaltare non solo il buon vino ma anche decenni di storia e impegno per la produzione vitivinicola. Ascoltiamo l'intervista realizzata con il titolare di Terre d'Ora, Walter Mastro Berardino, dalla nostra Valentina Eliano. Ospiti delle cantine Terre d'Ora in compagnia del patron Walter Mastro Berardino per affrontare quello che sono il primo dei quattro appuntamenti dei pomeriggi in cantina, seminari all'insegna della degustazione delle vostre eccellenze e delle vostre produzioni vinicole. Allora, noi oggi abbiamo iniziato fino a venerdì 8 novembre dei seminari offrendo alla clientela Terre d'Ora e anche non clientela Terre d'Ora la conoscenza e la presentazione dei vini della provincia di Avellino. E parliamo anche di presentazioni dei bianchi 2001, 2002, 2003 e via di seguito. Andando e parliamo principalmente di Fiano, mentre del greco di Tufo, denominazione origine controllata e garantita. Parliamo di 2008, 2009, 2010, 2011. È importante far conoscere particolarmente ai consumatori che i vini bianchi non debbono essere solamente bevuti bianchi freschi di annata, ma possono essere anche bevuti vini bianchi affinati in bottiglia e conservati con tutta la cura necessaria, anche a distanza di 6, 7, 8, 10 anni. Per quanto invece riguarda i vini rossi, noi andiamo a presentare vecchie annate, come presentiamo le annate più recenti. Noi riusciamo a mandare dei grandissimi vini rossi che si differenziano notevolmente dai vini di altre origini meridionali o di altre origini italiane. Dottor Mastro Berardino, si parla tanto di Campania come terra dei fuochi, l'Irpinia invece si distingue ancora per terreni coltivabili ovviamente, ma soprattutto salubri e sani. Allora, io tengo a precisare, io ho sempre considerato, ma penso non solo io, ma tanti altri come me, e anche nell'ambito della regione Campania, che viene considerata la Campania felice, ma penso che l'Irpinia è un'isola nella Campania felice. Noi riteniamo che i nostri terreni sono salubri, perché lo sono sempre stati sia ieri che oggi, che anche la storia dei fuochi o focarelli, come vogliamo chiamarli impropriamente o propriamente, dimostrano l'incapacità, me lo perdoni, della nostra politica, perché in questo momento, invece di ribellarsi alla cattiva informazione che stanno facendo i media, sono tutti zitti e nessuno si ribella nello spiegare esattamente quello che noi in questo momento stiamo vivendo. E siamo allo sport, apriamo ovviamente con l'Avellino. Dopo l'allenamento odierno ha parlato Fabio Pisacane, che è già proiettato con tutti i suoi compagni verso la sfida di sabato contro il Brescia. L'intera troupe di Massimo Rastelli ha una gran voglia di riscattare immediatamente la sconfitta arrivata domenica nel lunch match contro il Palermo. Sentiamo le parole di Pisacane. Sì, diciamo che non è che la partita più semplice che giochiamo dopo purtroppo questa battuta d'arresto, però le dobbiamo affrontare tutte, come spesso facciamo. Anche questa settimana ci concentreremo per cercare di limitare il potenziale degli avversari. È normale che qualche volta ci riesci, qualche volta di meno, però l'importante è che metteremo in campo, come abbiamo sempre fatto, le nostre armi e cercheremo di riscattare la sconfitta di domenica. Ecco. Senti, nessuno più di voi giocatori ci può dire se, perché insomma, il mister ha detto che l'approccio è lo stesso di sempre, il presidente ha detto che ho visto la squadra un po' attivolusa, nessuno più di voi giocatori ci può dire se effettivamente avete subito un po' il peso anche mediatico di tutta la settimana, il Palermo, grande squadra, cioè di avere paura, oppure per voi state attendendo una partita come le altre e poi l'Affetti Hernandez, la loro qualità ha fatto la differenza. Ma io penso che
Hernandez sia un signor giocatore non è che lo scopriamo domenica dopo aver fatto gol, ma come lo è Hernandez lo sono Tavano, Maccarone in questa categoria, lo sono anche altri attaccanti che comunque in partite passate siamo riusciti a limitare. È normale che uno non vuole cercare alibi, però io la vorrei rigiocare di nuovo quella partita, magari con 3 giorni di riposo in più come hanno avuto loro. È normale che una squadra come Palermo, con la qualità che c'ha, se poi gli diamo anche 3 giorni in più di vantaggio, per noi diventa deleterio, ecco. A maggior ragione se poi manca anche qualche giocatore comunque importante. Però come dicevo prima, non faccio della mia virtù, ecco, gli alibi. E niente, ci dispiace per la gente, perché più che altro fare bene sarebbe stato un premio per loro. Noi andiamo in campo per far contenti loro e diamo il massimo per vederli, ecco, felici. Non sempre, come dicevo prima, ci possiamo riuscire, però l'importante è uscire dal campo avendo dato sempre tutto. Fabio, i vostri sono meccanismi ben rodati, l'abbiamo visto nel corso di questa prima giornata di campionato, però gioco forse ora siamo costretti tra infortuni e squalifiche a cambiare continuamente l'assetto in difesa in un reparto che comunque è importantissimo, dove il minimo scricchio di loro vale soprattutto in questa categoria. Sì, diciamo che domenica è stata la prima volta che giocavamo io, Bittante e Izzo in difesa. È normale che comunque quando sbagli mezza palla contro queste squadre ti puniscono, specialmente in questa categoria, come dicevi prima. Però come dicevo prima ci siamo rimasti tutti male, stiamo lavorando per far bene già da sabato e niente, daremo il massimo a partire già da sabato, sperando di riscattarci subito, ecco. Avete bloccato già tantissimi attaccanti di questa categoria, sabato presumibilmente, anche se non è ancora sicuro, perché sembra che sia infortunato, potrebbe anche non farcela, ci sarà Caraccio. Sì, è un signor giocatore che conosce bene la categoria, ha fatto tanti gol fino ad oggi, massimo rispetto, ma allo stesso momento cercheremo insieme con lo staff tecnico di cercare tutti i movimenti che fanno e lavoreremo per limitarlo. Poi è normale che dovremmo stare attenti 100 minuti. Fabio, prima parlare di alibi, io penso che arrivato a questo punto del campionato e con il campionato che state facendo, in realtà anche una sconfitta ci può stare, quindi non dovete assolutamente giustificarvi con nessuno, soprattutto se si perde in casa contro una squadra come il Palermo. È normale che probabilmente anche la piazza si attendeva questo assalto alla vetta, però probabilmente sono sconfitte anche queste che servono. Per di più se arriviamo in casa contro una grande squadra, voglio dire, giustificazioni, io penso che la squadra non deve dare a nessuno in questo punto. È normale che quando perdi comunque devi sempre cercare di capire cosa hai sbagliato. È normale che inconsciamente poi uno cerca di giustificarsi, perché comunque questo è il nostro lavoro e lavoriamo in settimana per raggiungere il massimo obiettivo. Poi come dicevo prima non sempre ci riusciamo. Io ci avrei messo la firma prima dell'inizio del campionato che fossimo arrivati alla 12ª giornata a parlare di uno scontro per la vetta, ecco. Penso che quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e non abbiamo fatto nulla, sia un qualcosa di importante, ma allo stesso momento se poi dai continuità diventa ancora un qualcosa di eccezionale. Poi come dicevamo prima ci sono gli altri e se sono anche di qualità si può anche perdere. E questo era Fabio Pisacane. Intanto è arrivata nel pomeriggio l'ufficialità della gara di Coppa Italia tra Avellino e Frosinone. Si giocherà il prossimo 3 dicembre di martedì alle 17 al Partenio Lombardi. La gara sarà irradiata dalle telecamere di Rai Sport 1. Ovviamente una gara importante perché l'Avellino vuole andare avanti nella competizione tricolore dopo la prima buona fase e soprattutto la grande partenza in campionato che l'ha portato a ribattezzare Lupi di Rastelli come squadra rivelazione, ma soprattutto perché la vincente di Avellino Frosinone agli ottavi della manifestazione troverà la Juventus, una sfida che potrebbe far venire alla mente ricordi importanti soprattutto per i Lupi.
Ci spostiamo sul fronte del basket, perché mentre l'Avellino sorride nonostante lo stop casalingo arrivato domenica contro il Palermo, una corazzata che punta decisamente alla Serie A, la Scandone preoccupa. Il rendimento e l'atteggiamento della squadra di coach Vitucci ricordano infatti molto il travagliato inizio della passata stagione con Valli alla guida dei biancoverdi, e la società continua a tenere d'occhio il mercato. Rispunta anche il nome dell'ex Szczesny. Vediamo il servizio. I giocatori e l'allenatore sono diversi, ma questa Scandone ricorda in maniera preoccupante quella di Giorgio Valli della passata stagione. I fantasmi sembravano alle spalle, una piazza che ritrovava entusiasmo con il ritorno di Vitucci e la conferma di Lakovic, e ora invece è tutto così sinistramente simile. In campo una difesa molle, difficoltà nel tenere l'uno contro uno, un Lakovic che è l'ombra di se stesso e tanta, troppa apatia. La debacle del Pala Whirlpool ha ricordato imbarcate clamorose prese in giro per l'Italia nella gestione Valli, nonostante il recupero di Ivanov e i progressi pur mostrati da Thomas. L'anno scorso fu rivoluzione, con Pancotto che risistemò il roster e cancellò quasi con un colpo di bacchetta magica lo scoramento e la sfiducia che serpeggiavano nell'ambiente biancoverde. Quest'anno, se un punto sembrava fermo nell'allestimento della squadra ad inizio stagione, era proprio il coach, per cui è da ricercare altrove la soluzione dei problemi della Sirigas. De Cesare e soci non vogliono ripetere gli errori del passato e allora sondano il mercato per capire come uscirne. Dragovic e Richardson continuano a non convincere per inconsistenza mentale, soprattutto il serbo è indiziato di taglio. E poi c'è Lakovic, continua a deludere, lui non è in discussione, fosse solo per quello che la società ha investito per trattenerlo ad Avellino, ma certo che la differenza rispetto alla passata stagione è evidentissima e la si nota soprattutto nell'atteggiamento sul parquet e nella sua tenuta fisica. Prima la sua sola presenza trasmetteva sicurezza ai compagni, ora appare nervoso e senza quella leadership carismatica che gli si riconosce. Forse è vero, sta pagando anche le fatiche degli europei di quest'estate e il fatto che a 35 primavere praticamente nell'ultimo anno non si è mai fermato, ma la Scandone ha bisogno di ritrovarlo quanto prima per non mettere in discussione anche quella che è stata la scelta cardine del mercato estivo. E chiudiamo con un'informazione a metà tra lo spettacolo e la musica. Il primo tour acustico dei Negrita, una delle band più importanti del panorama rock italiano, arriverà giovedì 7 novembre ad Avellino. Il tour, ripartito ad ottobre dal Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, ha fatto tappa nei più importanti teatri del paese, dal Verdi di Firenze al Colosseo di Torino, dal Nazionale di Milano all'Auditorium di Cagliari, passando per Brescia, Udine, Sassari e Lecce. I Negrita, che sono in attività dal 1993, anno di pubblicazione del loro primo album, festeggeranno i 20 anni di carriera sul palcoscenico del Teatro Gesualdo, rimettendo in circolo proprio quei brani che ne hanno tracciato il successo. I biglietti per il tour dei Negrita sono ancora disponibili presso i botteghini di Piazza Castello, che resteranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il costo dei biglietti per assicurarsi un posto in platea è di 40 euro, mentre per accomodarsi in galleria basteranno 28 euro. Per maggiori informazioni si può anche contattare il numero 0825 77 16 20. Era questa l'ultima notizia del nostro TG serale. L'appuntamento con l'informazione di Mediatre torna domani, come al solito, alle 13.45. Io vi invito a restare ovviamente sulla nostra emittente. In serata, in prima serata, alle 21.30 torna Figli di un calcio minore, l'approfondimento sui campionati di eccellenza, promozione, ma anche su prima, seconda e terza categoria, realizzato da Angelo Giuliani. Non mancate, buonanotte a tutti.